eccoci qua, benvenuti nella casa di Economicamente. Non sono solo, come potete vedere, ma passiamo subito ai ringraziamenti. Ringraziamo Italpreziosi, il nostro sponsor storico, www.italpreziosi.it, andate a dare un'occhiata, si parla di oro, ma questa puntata è anche regalata, offerta da Rete Brescia, dal canale Rete Brescia. Ci vedete tutti i lunedì, canale 99, con Economicamente, ma questa puntata è offerta a questo gruppo di lavoro, questa impresa, questa azienda che si è promossa dal Centro Bresciano Down, che si chiama 21 Grammi, il locale che è in Viale Italia. Dov'è in Viale Italia? In Viale Italia 13 bis. 13 bis, bis. Passiamo subito alle presentazioni, pensaci tu a presentare il tuo gruppo di lavoro. Allora, vi presento Marta Olivari, una nostra tirocinante. Buongiorno Marta. Buongiorno. Riccardo Gatta, il nostro neo assunto come cameriere del 21 Grammi. Buongiorno. 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 E Anna Orizio, che è una lavoratrice al Caffè della Stampa, è uno dei più locali, diciamo, più rinomati di Brescia. Di Brescia, diciamo. Dove è stata recentemente assunta. Dov'è il locale? Piazza? In Piazza Loggia. Piazza Loggia. Piazza della Loggia, scusa. Ti trovi bene? Molto bene, direi. Bene, mi fa piacere. Poi torniamo da te. E invece qui abbiamo il consigliere del Centro Bresciano Down, giusto? Sì, sono membro del consiglio direttivo del Centro Bresciano Down e sono il presidente della cooperativa Big Bang, che ha dato vita al 21 Grammi. E si chiama Giovanni Maggiori. Benvenuto Giovanni. Grazie Maurizio. Grazie che sei qua con il tuo gruppo di lavoro. Perché questa è un'impresa, economicamente vengono le aziende a parlare di loro, della loro attività, di cosa stanno facendo, di come sono i loro progressi, e qui abbiamo i loro collaboratori che vengono assunti regolarmente nell'attività. C'è un programma di tirocinio? Sì, noi abbiamo, diciamo che il 21 Grammi è un bar-ristorante inclusivo dove lavorano delle persone che hanno una disabilità intellettiva, in particolare con la sindrome Down, insieme a delle altre, per dirle in maniera semplice. Insieme a delle altre persone. Insieme a delle altre persone. Bene. L'iniziativa è partita dal Centro Bresciano Down, che è l'associazione delle persone con la sindrome Down della provincia di Brescia e delle loro famiglie. Nel 2014 abbiamo ideato il progetto e poi abbiamo fondato la cooperativa che ha dato vita al bar-ristorante. Uno dei risultati sociali più importanti che abbiamo ottenuto, che anche noi non speravamo di raggiungere in così breve tempo, è che in 8 anni 14 persone con la sindrome Down stanno lavorando in aziende esterne dopo essersi formate o dopo aver lavorato o dopo aver svolto il loro tirocinio sociale. Aver fatto sociale. Un curriculum, insomma, un curriculum, esatto. Lavorativo. Devo dire che il 21 Grammi personalmente lo conosco dal 2014 e nel 2015 abbiamo fatto qui a Rete Brescia una prima puntata del lancio dell'attività, che erano altri ragazzi, perché 14 sono tanti, sono passati tanti ragazzi dall'aspetto formativo al 21 Grammi e, come diceva giustamente Giovanni, lavorano anche in altre realtà imprenditoriali. Oggi noi abbiamo 3 dipendenti che hanno la sindrome Down, abbiamo 15 tirocinanti che vengono in collaborazione con i loro servizi sociali, e a tal proposito voglio ringraziare la Mongolfiera Cooperativa Sociale, che è il nostro partner educativo formativo, svolgono il loro tirocinio di inclusione sociale. Oggi abbiamo Marta, per esempio, che è una nostra tirocinante. Ciao Marta. Ciao. Come Se stai vuoi Marta? Chiedere tutto, qualcosa. Tutto bene Marta? Marta, voglio chiederti, cosa fai tu al 21 Grammi? Qual è la tua mansione al 21 Grammi? Vicino al microfono, vicino. Okay. Cosa fai al 21 Grammi? Me lo dicevi prima. Facevi in sala, mi dicevi, sì, sala. La sala. Sì, e poi anche in cucina il giovedì, mi dicevi. In cucina. Cosa fai in cucina? Cosa fai? Taglio le patate. Bene, poi? I pomodori. Bene. Le zucchine. Le zucchine, quindi prepari tutto, aiuti lo chef, insomma, aiuti lo chef. È un contributo molto importante, eh? Brava. Invece in sala servi ai tavoli? Sì, servo la colazione. Ah, le colazioni, che bello. Yeah. Quindi chi vuole venire a trovare, venire a fare colazione al 21 Grammi, giusto? Quindi andate a trovarla al 21 Grammi, che ha la colazione la mattina, fate la colazione dappertutto, andate al 21 Grammi, troviamo Marta. Marta,
Marta, che vi saluta tantissimo. Sono contento che è qui con noi perché ci sta dando un bel esempio. La mattina presto, quindi a servire, quindi a lavorare, perché la parola, vedete, la parola servire qua da noi è un po' dice, invece no, il servizio è una parola importantissima, perché se non ci fosse Marta che ci fa la colazione, cosa facciamo? Siamo persi. Quindi, bravissima Marta. Ma qui alla mia sinistra invece abbiamo uno storico, il signor Gatta. Storico perché ha svolto un tirocinio di circa un anno e mezzo e adesso esatto. Vi darà lui la notizia. Dici tutto. Allora, io sono un ex tirocinante un anno e mezzo. Come ti chiami, che non mi ricordo più? Riccardo Gatta. Io non mi ricordo, c'ho la memoria proprio veramente di un pesce rosso, sai? Faccio servizio sala. Sì. Servendo i clienti il servizio pranzo. Ah, pure il pranzo. Che una volta facevo le colazioni e poi ci sono riusciti a fare il pranzo. Quindi un passaggio importante. Ma la buona notizia è che? È che io sono assunto al Vedullami e adesso sono un nuovo dipendente. Oh, complimenti, complimenti, bravo. Complimenti per questa tua nuova vita lavorativa, è un bel traguardo, insomma. Eh già. Complimenti. Ti trovi bene con lo staff? Sì, vogliamo salutare Diego? Certo. Chi è Diego? Diego Rossi, il numero uno. Numero uno Diego Rossi, è il direttore del 21 Grammi? Sì. Sì. E poi ci sono gli chef? Anche. Chi sono? Cristian Faghetti, sì. E Lorenzo. Sì. E anche altri chef. Altri chef che ruotano, però i due principali sono questi qui. Sì, sono. Cristian sì. E... Lorenzo, benissimo. Giovanni, una bella squadra, un bel lavoro impegnativo per le famiglie, ma dà soddisfazione? Sì, perché in questi 8 anni, visto che siamo in un programma dedicato all'economia, abbiamo sviluppato l'impresa sociale del 21 Grammi, siamo riusciti con grande fatica ad arrivare al primo anno di utile operativo l'anno scorso e anche quest'anno prevediamo di chiudere l'anno positivamente, in modo tale che possiamo ancora a maggior ragione dimostrare che l'inclusione sociale, ma soprattutto lavorativa, di persone anche con disabilità intellettiva è possibile. Non è facile, c'è da lavorare, c'è da costruire. Nelle aziende dove le persone che abbiamo seguito stanno lavorando, abbiamo un programma di formazione soprattutto dedicato non tanto alla persona con disabilità, che ha sì uno studio dietro, un mansionario, degli strumenti facilitatori dedicati, ma soprattutto facciamo formazione ai colleghi, alla direzione aziendale, perché come tutti sciogliere la paura attraverso la conoscenza è importante. Questa frase mi piace moltissimo. Sciogliere la paura attraverso la conoscenza. Sono parole importanti e le parole hanno energia. Queste parole sono fondamentali. Sciogliere la paura attraverso la conoscenza. Bellissimo. Quindi ci stai dicendo, Giovanni, oltre la passione, oltre il volontariato, ci sono i numeri. E quest'anno è il primo anno che siamo? Il secondo anno. Per il 2024 sarà il secondo anno che riusciremo a raggiungere un risultato positivo anche economicamente. Non siete più una startup. C'eravamo riusciti ad arrivare vicini nel 2019 dopo il primo triennio, poi è arrivato il Covid, noi siamo un bar-ristorante e quindi ovvio. C'è stata un biennio di grandi difficoltà, però ci siamo ripresi grazie all'aiuto anche di alcune fondazioni, di alcune aziende private che ci hanno sempre sostenuto, però l'obiettivo è anche quello di dipendere dalle donazioni e dai generose anche di fondazioni e dei sostegni di aziende, perché dobbiamo sostenerci con il nostro lavoro, perché è grazie a questo lavoro che possiamo formare le persone. Benissimo, guarda che ti do un pezzettino, un tovagliolino, guarda, prego, un tovagliolino, tutto qui in diretta, bellissimo, stiamo vedendo delle immagini che scorrono, grazie regia, grazie Alessio,
Questo cos'è? Sono le immagini di una cena di gala che abbiamo organizzato per festeggiare gli 8 anni dalla nascita, visto che i 4 non abbiamo potuto festeggiarli per il Covid. Noi siamo nati un giorno bisestile, il 29 febbraio, è stato il primo giorno di apertura, e quindi abbiamo organizzato una cena di gala grazie al gruppo Lonati, che ci ha dato incomodato la loro cascina 6 ore. Abbiamo organizzato una cena di gala in cui ha collaborato anche lo chef Cerveni del Due Colombe, la pastry chef Annalisa Borella, e grazie agli sponsor abbiamo creato questo evento per festeggiare gli 8 anni. Benissimo, benissimo, benissimo. 8 anni, grande festa alla Cascina Leore. Tantissimi presenti, tantissimi, c'erano tantissime famiglie, ho visto tanta gente era presente. Quindi un modo per farsi conoscere, un modo per far conoscere la realtà qui cittadina di Brescia, che deve essere anche un esempio. Se devo andare a cena, i miei soldi posso spenderli e mangiare bene al 21 grammi, in un ambiente accogliente, familiare, giusto? Sì. Sì? Come si trova la gente al 21 grammi? Beh, la gente al 21 grammi è molto accogliente, che devo accogliere i clienti, anche quelli dei parenti. Anche quelli dei parenti? Sì. Bene, anche quelli dei parenti. Benissimo. Al Caffè della Stampa, com'è la clientela al Caffè della Stampa? Ci sono anche degli stranieri? Sì, sì, alcune volte sono un po' anche di stranieri. Ah, ecco. E tu come ti trovi a servire le colazioni? Allora, di solito sono a lavaggio. Sei a lavaggio. Prima ero in sala e adesso sono a lavaggio. Lavaggio, bene. Un'esperienza un po' in sala e un po' dietro le quinte. Bene. Dietro le quinte c'è il lavaggio in cucina. Bene, bene. E so fare anche i crostini. Fai anche i crostini? Che brava che sei. Quindi si impara sempre dietro, si impara sempre cose nuove, insomma. Sì, cose nuove. Benissimo. Come vuoi salutare il titolare del Caffè della Stampa? Come si chiama? Il mio titolare della Stampa si chiama Riccardo. Lo salutiamo. Ciao Riccardo. Riccardo, che è il barrio della Rossella. E dopo voglio salutare il mio Alessandro Artesi, che è il mio direttore. Il tuo direttore? Sì. È bravo questo direttore? Bravissimo. E anche se non è innamorata, diciamo. C'è un po' innamorata di... Però il mio direttore, non posso innamorarmi. Non si può innamorarsi così. Adesso non ci segue nessuno, qui lo diciamo così in camera caritata in strada di noi, va benissimo. Okay. Bella questa esperienza, mi piace. Sono anche assunto al Caffè della Stampa. Sì. Adesso viva, sono delle domande. Prima lavoravo alla cooperativa Nemone. Alla cooperativa Nemone? Ah, cosa facevi alla cooperativa Nemone? Facevo... una cameriera, un chef service dietro il bancone, gli devo mangiare i clienti. Ah, brava! Quindi un'esperienza prima alla cooperativa Nemone, poi adesso questo salto così al Caffè della Stampa. Sì, sono anche assunta in tempo indeterminato. Bellissima questa esperienza. Assunta a tempo indeterminato, Caffè della Stampa. Come vedete, le imprese del territorio sono sensibili a questi percorsi? Sì, noi abbiamo trovato in questi anni, abbiamo anche l'apertura del 21 grammi ha favorito questa diffusione della cultura dell'inclusione. Abbiamo rotto alcuni schemi, abbiamo rotto dei pregiudizi, però abbiamo anche trovato a Brescia un terreno fertile, ci sono molte aziende che sono aperte all'inclusione lavorativa delle persone con disabilità. Quindi c'è sensibilità. C'è sensibilità, ma soprattutto anche c'è la voglia di provare, di sfidare la difficoltà, che poi si traduce in ottimi risultati. Noi abbiamo per esempio 2 persone che ormai lavorano a tempo indeterminato per il gruppo Primark a Elnos. Quindi una multinazionale, il gruppo Primark. Una multinazionale, sì, inglese. Non me la ricordo molto bene di quelle 2 figure lì. Daniela è stata uno dei tuoi primi ospiti. Daniela è stata uno dei primi ospiti e devo dire che mi potrebbe prendere il mio posto senza nessun problema. Abbiamo anche una persona che lavora presso Decathlon. C'è una ragazza che ha fatto il tirocinio per noi, che lavora alle terme di Sirmione come cameriera. Complimenti. Abbiamo anche altre esperienze con McDonald's, con il ristorante dell'IKEA, c'è uno dei ragazzi. Bene.
uno dei primi che è passato, che è stato è stato diciamo che al 21 Grammi ha svolto un periodo di training mentre il ristorante dell'IKEA veniva distrutto e ricostruito per l'ampliamento della sede. E è stato uno dei primi ragazzi dell'associazione che ha trovato un'occupazione lavorativa. E le famiglie sono contente? Le famiglie? Ma guarda, le famiglie sono molto contente, cambia però anche la routine familiare, è necessario più impegno da parte di tutti, ci sono ritmi lavorativi da rispettare. Certo, gli orari. C'è una crescita ovviamente di responsabilità, però trovo non tanto le famiglie, ma soprattutto le persone che vengono coinvolte, che lavorano, che crescono, perché si sentono adulte, gli viene riconosciuto un ruolo sociale. Anna è uno di questi che ha chiesto alla propria famiglia di uscire dal nido familiare, di vivere con dei suoi amici, dei suoi coetanei. Complimenti. Grazie. Complimenti. Se vuole raccontarti qualcosa. Raccontami, dov'è che vivi? Allora, vivo in via Somalia. Con dei miei amici, con Gabriele Festa. Grande Gabriele. Ti saluta? Saluto. Con Edoardo e con Lorenzo Sapatti. E dividete l'appartamento? E dividiamo l'appartamento. Tu c'è la tua cameretta? Io, ognuno ha la sua camera comunque. Bene, poi c'è la cucina comune? Sì, c'è la cucina, c'è un giardino, c'è un giardinaccio bellissimo. Infatti, ognuno c'ha il suo ruolo? Ognuno in casa. Sì, ognuno ha il suo ruolo comunque. Cerca di contribuire al funzionamento familiare. Sì. E avete anche un supporto educativo, sì, alcune ore giornaliere. Gli educatori che vengono, vanno. Chi sono? Come si chiamano? Debra, Alessandro, che lo chiamo Dragon Ball, sì, ovviamente. Dragon Ball? Sì. Sì. E Laura Fallotti. Li salutiamo tutti e tre? Sì. Sono bravi? Bravissimi. Allora li abbracciamo anche, sono bravissimi. E Debra, scusate perché mi sono persa una educatrice. Va bene, non devi scusarti. Anche Debra, salutiamo anche lei. Quindi una bella esperienza di vita. Sì. Così, senza sì. La mamma e il papà, insomma. Sì, a volte li chiamo al telefono. Va bene, come fanno gli altri, come fanno tutti. Sì, e dopo io ho creato una band che si chiama Fuori Pista. Fuori pista! L'ho sentita suonare questa band Fuori Pista. La band di Fuori Pista è stata un'idea proprio delle persone. Sì, diciamo che il fondatore è Tommaso Colombo. Sì. Ovviamente è bravissimo. Ciao Tommy. Il consiglio dei giovani dell'associazione ha chiesto all'associazione di dar vita a un gruppo musicale. Loro hanno creato la loro band musicale, che è una band inclusiva. Ci suonano e cantano chi vuole suonare lo strumento viene dentro, sia persone con disabilità che persone che musica, non hanno una disabilità. Che tipo Io Vagabondo, musica leggerissima, Esseri Umani, bello, e poi cosa, Il Tempo di Morire, però musica leggera, musica leggera, insomma, musica pop leggera, insomma, sì, musica leggerissima. C'è anche la canzone, è bellissima, sei bravissima. Ma torniamo un attimo a questo ragazzo qua. Eccoci qua. Exo, abbiamo fatto appena adesso una grande festa che si chiamava La Notte dei Risotti, fatta lì al 21 Grammi, riso che follia, è stata una bellissima cena di beneficenza, ringraziamo Riso Gallo, c'era l'Agroitica Calvisano e Carioni, l'azienda agricola Carioni di Trescore e Cremasco che ci ha dato i formaggi, quindi imprese che donano quello che producono. E noi organizziamo delle cene bellissime lì a 21 Grammi, invitiamo un po' le famiglie, un po' di persone che conosco, eccetera, e facciamo una grande festa al 21 Grammi ed è stata completamente esaurita in una settimana di posti. Adesso, eccolo qua, vedi, che brava la regia, che brava, ci dà il numero di telefono, ci fa vedere le fotografie del 21 Grammi in azione. Belle queste fotografie, molto belle. Grazie Alessio. Adesso il 5 di dicembre facciamo un'altra di queste cene, sì, faremo Tortelli che follia il ritorno, perché l'abbiamo già fatta l'anno scorso, che ringraziamo Agripasta, che produce di Bagnolo, che ci darà i suoi prodotti, tre tipi di tortelli ripieni, vediamo come ce li darà, zucca, bagosso, insomma, vediamo, tre tipi di portate, avremo sempre il vostro piatto forte che è la schioccherella come antipasto con lo storione. Probabilmente avremo anche un maialino di una grande azienda che ci darà un maialino. Novità.
E naturalmente ringraziamo che non vuole, ma io lo faccio, si chiama Gelateria Prima o Poi in Via Veneto, che ci dà sempre i dolci, ci fa collaboriamo sempre... nella preparazione dei dolci. Che collaborate con loro, no? Sì. Anche perché hanno due laboratori anche per celiaci, mi sembra. Sì, hanno due laboratori separati che permette di avere la garanzia di avere prodotti per persone che hanno allergia al glutine, come bello, le persone celiache. No, conosco bene. E anche prodotti senza lattosio. Bene, anche prodotti senza lattosio. Sono bravissimi, fanno degli ottimi, esquisiti dolci, andate a trovarli. Quindi vi aspettiamo il 5 di dicembre, sì. Cominciamo già a dirlo adesso. Ci sarà Tortelli che Follia 2, ci sarà il numero, vedete sui social. C'è sui social il 21 grammi? Sì, sì. Sì, no, 21 grammi no, ovviamente, il caffè della stampa, sì. Il caffè della stampa, sì, ovviamente. Ma anche il 21 grammi c'è sui social? Sì, c'è anche il 21 grammi su Instagram e su Facebook. Tutti e due, benissimo. Grazie. Quindi andate a vedere sia il caffè della stampa che il 21 grammi, ma in questo caso il 5 dicembre lo facciamo al 21 grammi. E vedrà fuori la locandina ancora un po', un paio di settimane, poi la faremo uscire. Prenotatevi subito, perché i posti si esauriscono in brevissimo tempo. E sarà un modo per scambiarci gli auguri di Natale e fare festa tutti assieme. Vero Giovanni? Vero. E vi ricordiamo, giusto che parliamo del Natale, sì. Vi ricordiamo di prenotare il nostro panettone. No, aspetta, che cos'è questa cosa qua? Ah, che cos'è questa cosa qua? Che cos'è? Allora, che cosa abbiamo qua davanti che non capisco io? Cos'è questa cosa qua? Cos'è? È un panettone. Sì. Farcito con canditi. Sì. E dove lo posso... L'uvetta. L'uvetta. Dove lo posso comprare? Al 21 grammi. Davvero? Sì. C'è già disponibile? Guarda che bella scatola, guarda. Tra alcuni giorni è disponibile, vero, al 21 grammi? Sì. Bellissima scatola anche per fare un regalo, un omaggio in aziende, le aziende che devono fare il cesto di Natale, un omaggio ai fornitori, ai clienti, sì, sì, vero? Certo. E vengono a trovare te, lo dai sì. Tu? Benissimo, quindi venite a trovare, come ti chiami, che non mi ricordo più? Marta. Devi più forte, Marta. Marta. Marta, così, andiamo a trovare Marta al 21 grammi che ci dà il panettone. Farcito. Farcito, è importantissimo questa cosa qui. Quindi tra una settimana, pochi giorni, sarà disponibile al 21 grammi per far festa con le vostre famiglie il panettone, vero Marta? Certo. Sei contenta di questa cosa qua? Sì. È buono però il panettone. È buono. È buono, l'hai assaggiato tu, né? No. Non ancora. No. Questo è il primo, è uno dei primi che è stato sfornato. Benissimo, quindi ricordatevi, perché questi piccoli gesti che potete fare sono gesti concreti di una impresa, di un'attività economica che c'è sul territorio, come piace sempre dire a me, e si possono fare già azioni concrete, quindi andare a comprare un panettone, andare a mangiare un cornetto, a fare colazione da Marta, esatto. A trovare lui a pranzo, vero? A trovare lui a pranzo. Organizzare un evento aziendale. Organizzare un evento aziendale, ma fate anche una cosa importantissima che mi stavo dimenticando perché lui me l'ha ricordato prima, scusami, fate anche il catering, vero? Sì, come il volontario che noi ragazzi con altre famiglie ci vediamo a vicenda, ci facciamo di tutto. Bene, qui avete il furgone, vedo che avete il furgone nero con su scritto 21 grammi, andate a fare veramente negli eventi, dappertutto siete andati qui a Brescia, sì. Dappertutto anche in eventi molto importanti, molto blasonati, avete fatto dei servizi eccellenti, impeccabili, con cibo di qualità e il servizio, perché avete una qualità voi che si è persa un po' tra le persone, sorridete. Voi sorridete sempre. Sempre. Quindi è una cosa bellissima il vostro sorriso, perché un caffè servito così, un caffè servito col sorriso. Ah beh. C'è differenza, Marta? Sì, eh. Il sorriso fa la differenza? No. È stanchissima la ragazza, è stanchissima. Allora, il sorriso fa la differenza? Sì. Sì, tantissimo. Tantissimo, eh? Perché il sorriso fa la differenza? Fa la differenza perché siamo super bellissimi. Siamo super bellissimi, questo è bellissimo. Quindi, il 21 grammi è in via l'Italia. Ci sono dei nuovi progetti? C'è qualcosa in cantiere? C'è qualche
attività, qualche segreto che vuoi dire, qualche cosa? Adesso diciamo che parallelamente all'attività dell'inclusione lavorativa, l'associazione, diciamo la mamma della cooperativa, sta lavorando su un nuovo progetto che è la creazione di una fondazione destinata a gestire il dopo di noi, di cui spesso noi genitori siamo, diciamo, abbiamo sempre questo pensiero fisso del dopo di noi. Abbiamo parlato spesso di questa cosa con te, Giovanni, dell'aspetto del dopo di noi. C'è questa legge del dopo di noi, ma serve l'azione concreta delle famiglie, serve la divulgazione presso le famiglie per questa legge, che è importantissima perché permette sì il durante noi, ma pensare anche il dopo di noi. Ecco, Anna, con l'appartamento di Anna, è il primo progetto anche certificato del Comune di Brescia sul dopo di noi, che sta funzionando. La fondazione avrà il compito di gestire la qualità di vita delle persone a lei affidata, di raccogliere fondi per creare nuovi progetti, di raccogliere lasciti per gestire gli immobili e gestire i progetti della vita al di là della vita dei genitori delle persone con disabilità, e creare anche un rapporto di solidarietà finanziaria circolare futura tra generazioni, perché le famiglie che affideranno i fondi, solidarietà circolare tra le famiglie e anche tra le generazioni. Bella, nel senso questa. Che le famiglie potranno destinare dei fondi alla fondazione per gestire la vita futura dei loro figli, ma al termine della vita del figlio affidato il residuo patrimoniale potranno destinarlo essi stessi alla fondazione, che possa poi sostenere progetti per chi non ha avuto la stessa fortuna. Questo è già previsto anche nella legge, ma incastonarlo nel regolamento della fondazione sarà molto importante, anche perché daremo sicurezza alle famiglie, daremo certezza che il denaro venga riempiegato a favore dei figli e soprattutto venga monitorata la qualità di vita delle persone con un punto di vista genitoriale. Quindi, cioè è come se affidassimo i nostri figli ad altri genitori futuri e così via. Quindi è un lascito per il futuro, un messaggio per il futuro. Benissimo. Ragazzi, la puntata è volata, è stata bellissima, direi di sì, vi ringrazio tantissimo, quindi vi aspettiamo al 21 grammi per le festività natalizie. Esatto. A comprare il panettone, a pranzo, a cena e al caffè della stampa in Piazza Loggia. A trovare Anna in Piazza Loggia, vero? Sì. Trovare Piazza Loggia, salutateli quando li vedete, vi abbiamo visto in TV, siamo qua a trovarvi, questo sarebbe bellissimo da dire per un saluto. Un saluto, fai gli auguri di Buon Natale. Buon Natale a tutti. Buon Natale a tutti anche fuori pista. Ma anche fuori di pista. Buon Natale a tutti. Buon anno anche, buon anno. E buon anno anche. E tu saluta le famiglie, fai quello che vuoi. Grazie a tutti, grazie agli sponsor, grazie a Maurizio che è uno dei nostri primi sostenitori. Ma no, io mi piace molto, dobbiamo ringraziare Rete Brescia. Grazie a Rete Brescia che ci ha ospitato per questa bellissima puntata. Ci vediamo ogni lunedì, canale 99, Rete Brescia, economicamente. Alle prossime puntate. Vi aspettiamo comunque. Vi aspettiamo. Ciao, ciao.